L'idea nasce per tutelare il territorio, perché in questi paesi ci sono state molti episodi, diciamo, di infarti, ischemie e quant'altro. Abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle delle tragedie personali, perché queste sono solo tragedie, perché succedono anche a persone in giovane età. Quindi il fatto della prevenzione è un fatto buono, è un servizio che noi come Proloco, in collaborazione con la clinica di Montevergine, abbiamo offerto al territorio, e il territorio risponde bene, nel senso che oltre alle persone di 15 hanno partecipato a questo incontro organizzato appunto con la clinica di Montevergine, altre persone del Vallo di Lauro. Gli obiettivi sono tanti e ambiziosi, ma che possono essere riassunti nella prevenzione, che è una fase importante delle malattie. Diciamo un luogo comune classico che prevenire è meglio che curare, ed è un luogo comune vero, perché la prevenzione delle malattie, soprattutto cardiovascolari, è di fondamentale importanza. Anche un elettrocardiogramma, una misurazione di pressione, una valutazione con un esame obiettivo come quello dell'auscultazione del cuore, sono passaggi di primo livello, ma fondamentali nella ricerca di patologie che, insomma, che sono allo stato subclinico latente. Pertanto, sono momenti importanti di coinvolgimento collettivo di cui la popolazione può approfittare per poter fare una prevenzione cardiovascolare. C'è una buona risposta da parte della popolazione, i pazienti sono ben motivati e capiscono che sono dei momenti importanti dove la clinica Montevergine mette a disposizione, tra virgolette, i suoi professionisti e le sue strutture proprio per garantire un coinvolgimento che non è solo specialistico e settoriale. Al giorno d'oggi le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità nel mondo occidentale, pertanto la prevenzione è una cosa assolutamente importante. Prevenire in primis ovviamente un corretto stile di vita, corrette abitudini alimentari, ma soprattutto il controllo della pressione arteriosa, del diabete mellito, della ipercolesterolemia, cioè tutti i fattori che pongono il soggetto a un aumentato rischio cardiovascolare. Se il paziente ha difficoltà, siamo noi oggi che siamo dal paziente, quindi questi eventi sono eventi eccezionali che dovrebbero riproporsi sostanzialmente il più possibile a maggiore tutela, diciamo, dei cittadini. È un'ottima iniziativa, una buona iniziativa, ottima pure, anche perché la gente non si cura più. La prevenzione quindi è È importante. importantissima. Ne farebbero di più di queste iniziative, sarebbe una cosa meravigliosa, specialmente a questo paese, che siamo un po' restii a muoverci, a fare. No, per me è stato bene questa cosa, altre. Se facessero altre cose forse ancora meglio. Io sono stata operata al seno, e allora io tengo i controlli ogni 3 mesi, 6 mesi e 1 anno. Faccio i controlli. Quindi avete approfittato di questo momento. Approfitta, però io già l'ho fatto, però comunque questa qua me la sono fatta di nuovo. Ogni tanto fare qualcosa così per il paese va bene. Lei è abituata a farsi visite cardiologiche, a partecipare a queste iniziative di questo tipo? Sono abituata perché recentemente pure è stata fatta un'altra iniziativa del genere e ho partecipato.